E poi mi auguro che Salvini, Di Maio, Di Battista evitino l'occupazione mediatica del 31 di dicembre. Hanno 364 giorni all'anno per stare sotto i riflettori e ci stanno in tutti i modi possibili e immaginabili, con giubbotti, felpe, sui tetti e sui balconi. Lasciano in pace il paese almeno l'ultimo giorno dell'anno, quando a parlare è il Presidente della Repubblica, chi rappresenta l'unità nazionale, chi rappresenta tutto il paese e non solo una parte di esso. È così difficile per Salvini e per Di Maio non alimentare contrapposizioni e divisioni ed evitare di trasformarsi negli stalker degli italiani anche la notte di Capodanno?